Non sono ore calde, sono ore roventi per l'Inter, che ha aspettato il calare della notte per lanciare la bomba del cambio di allenatore. Andrea De Boni. Andrea De Boni si ritorna a Vecchi. Si ritorna a Vecchi. Si ritorna a Vecchi per le ultime tre partite. Arsenico e Vecchi Merletti. E la decisione, lo possiamo dire, è una decisione presa direttamente da Zhang. E l'hai rubato la domanda. No, lo diciamo subito. La decisione è una decisione presa da Zhang. Per questo motivo la decisione arriva in tarda serata, perché comunque è arrivata alle 10:30 il comunicato dell'Inter. Per questo è una decisione che è arrivata a sorpresa, perché durante il giorno, soprattutto in mattinata così, non c'erano state avvisate. No, scusa Andre se ti interrompo, però il titolo... Questo, allora, Lamparini! Il titolo è fantastico. No, questo è... Un applauso al mio socio, Carlo Tagliagambe. Grande Carlo! Secondo me, questo insomma, Lamparini ci sta tutta questo la vita. È fantastico. Perché, insomma... Va detto... Li ha seccati tre. Va detto questo... Una volta tanto che fa frullare il cervello. Però lo fa frullare bene. Caspita, questa... Questa qua secondo me viene accoppiata da qualche giornale rosa. Va detto questo allora, la decisione viene presa per un motivo semplice. Pioli, noi l'avevamo detto, dobbiamo dirlo, noi qua calcissimo lo avevamo detto, sì, prima del derby. Soprattutto Pioli, Andrea. Pioli non sarebbe stato l'allenatore dell'Inter in qualsiasi caso. Cioè non è che viene mandato via per i risultati. Ma tu l'hai detto ben prima del derby. No, però già prima del derby noi qua avevamo fatto... Prima l'hai detto. Non si sapeva. Perché viene presa in questo momento la scelta? Io non giudico che sia giusta o no. Faccio il ragionamento che è stato fatto da parte della società, della dirigenza. In questo momento c'è molta, ovviamente, delusione da parte dei tifosi. Quello che la dirigenza voleva far capire ai tifosi, che anche per la dirigenza stessa era inaccettabile la situazione attuale. Quindi, ovviamente, in questo momento non puoi mandare via i giocatori. La cosa per far capire ai tifosi che non si era per niente contenti di quello che stava succedendo è la scelta di mandar via l'allenatore. Per un altro motivo anche, perché all'Inter comunque non è piaciuto il fatto, e lo si può dire, che i contatti di Stefano Pioli con la Fiorentina sono stati ben più di uno, che Pioli è l'obiettivo numero uno della Fiorentina e che molto probabilmente Pioli... Ma fa il suo lavoro. Andrea, ma avete incontrato tutti gli allenatori del mondo. Ma fa il suo lavoro. Cioè, avete incontrato, ha ragione lui, avete contattato 20 allenatori. Aspetta, lui deve stare lì così ad aspettare di essere cacciato via. Ma io ho premesso, non so... Io non ma sto... dai, ma non sono giustificazioni queste, non sono giustificazioni. Io sto dando la spiegazione di quello che è stato fatto. E non sto dicendo che è giusto o sbagliato, io non sto interpretando, mi sono informato... E mi è stato detto, allora, poi non dico che è giusto, io poi ho una mia opinione, la motivazione che mi è stata data è che direttamente Zhang, perché questa è la scelta fatta, è Suning che ha preso questa decisione, aggiungo che Ivari, Nandini, Ausilio, Zanetti non erano concordi con questa decisione, cioè... Sapevano tutti che Pioli sarebbe andato via, ma hanno suggerito di aspettare le ultime tre partite. Dalla Cina è arrivato il diktat: no. Quindi la decisione è stata presa da Zhang. E questo non ti spaventa? A me, allora, lo dico personalmente, che la decisione io non l'avrei presa in questo momento è assodato. Quindi io non avrei fatto. La domanda è un'altra: non ti spaventa che il presidente se ne fotta? Ha ragione, allora il titolo. E arriviamo. Mai come ora. E arriviamo. Zamparini. Certo. Zamparini. Non mi spaventa. Mi spaventa e non mi spaventa. Dove mi spaventa? Beh, col Milan è sempre stato così, se mi posso tra l'altro. Però perché il presidente ha sempre fatto quello così, che vuole. Ma sono così, le presidenze comunque sono tutto cinesi, si è visto anche nel povero non Pavia, è vero, che ormai tutto nel povero Pavia che ormai non c'è più, e sono state così, sono impulsive, sono dove non pensano delle conseguenze. Ma si sono mangiati tre allenatori a ragione. Ma è bello sentire che sono i cinesi che non pensano alle conseguenze, sono decisioni impulsive quando noi avevamo Moratti, mi fa ridere questa. Beh, ma ha fatto così Moratti, peggio, ha fatto esonerato Simeone, ha esonerato la stagione. Perché tu esoneri un allenatore? Spiegami questo, scusa. Chiedilo a Moratti con stramaccioni. No, ma spiegami l'ha fatto anche lui, l'ha fatto anche Zhang. Come mai? A parte che si chiama Zhang e non si chiama Chang. Vabbè, ma a parte questo, Chang, c'è chi chiama anche Mangio, chi mangia. Aspetta, però Zhang. Come la pronuncia? Cioè, si chiama Zhang. Va bene, come vuoi tu. Spiegami come mai. Questo è un esonero comunque plausibile a tre partite dalla fine della stagione. Lo spiego. Ma a te va bene, a te va bene. L'ho già detto di no. Cioè, cosa devo dire? Manuela. Visto che ma non lo sto difendendo. Sta risposto giusto. Lui
cioè Zuning, allora tutti si aspettavano, a parte non sto parlando di serietà, sto parlando di progettualità, perché insomma, se tu ti vai a informare, sanno tutti che c'è una grande disponibilità, certo, economica, tutti. Ma tutti grandi pensavano, progetti. Lui ha fatto dei paralleli molto giusti. Sì. Cioè, questo tipo di atteggiamento che ha avuto su Ning oggi è in classico stile Inter. Ha ragione, perché tanti presidenti precedenti ha fatto così. Invece forse era qui che doveva distinguersi su Ning. Hai capito? Doveva distinguersi. L'unica. Perché guarda che Moratti ha mandato via un Gigi Simoni che era andato a ritirare il premio. Ma queste due partite adesso, i giocatori comunque dell'Inter, che sono quel che sono, non andranno benissimo, lo sappiamo comunque. Non è che dà una bella ventata di positività. Ma non è una ventata di positività. Allora, non è una ventata di positività quello che si vuole dare, anche perché onestamente, io l'ho detto qua più volte, per me la stagione dell'Inter è bella che è compromessa. Domani, con ogni probabilità, domani Sabatini sarà a Milano, è il nome che si sta facendo in questo momento. Sabatini però ufficiosamente, perché di ufficialità non c'è proprio nulla, sarebbe dovuto diventare il coordinatore delle squadre su Ning, quindi non solo dell'Inter, ma delle squadre. Sappiamo che Suning ha preso anche una squadra in Portogallo. Adesso vedremo con quello che è successo se lui in realtà andrà a lavorare molto più da vicino con l'Inter oppure rimarrà coordinatore. Altra cosa che va detta, che oggi l'avremmo riportata, è che è sempre più vicino e probabile il ritorno di Lele Oriali all'interno della società Inter. Ma è evidente la cosa, che la stagione è finita, vedremo quali saranno le scelte delle ultime giornate. Per chiudere il discorso, come, tra virgolette, qual è il ragionamento? Come la Juventus ha Marotta, Paratici, Nedved, perché sono quei tre i dirigenti principali, ovviamente Ausilio, io l'ho detto anche in precedenza, probabilmente sarebbe rimasto con un ruolo differente all'interno della dirigenza, perché Ausilio praticamente in questo momento la realtà dei fatti, piaccia o non piaccia, è un tutto fare, perché fa mercato, va davanti alle televisioni, parla con la squadra, fa tutto lui, e quindi forse c'era un problema. Per cui il triunvirato potrebbe, sarà Sabatini, Ausilio e Oriali. Potrebbe essere questo. Ma potrebbe essere. Zanetti, ti chiedo però, rimane a fare il vicepresidente. Rimane a fare il simbolo. Allora, l'abbiamo, io l'ho detto, abbiamo già visto le critiche sul ruolo teorico di Zanetti. Teorico, sì. Hai detto bene. In questa trasmissione le abbiamo già fatte. Sì, allora, diventerà mai pratico. Io non voglio fare un discorso, però è inutile tornare a dire l'Inter, lo abbiamo detto da un mese, no, è vero. Adesso succedono delle cose, riportiamo quello che sta succedendo. Partendo già dal presupposto che qua noi abbiamo detto, voglio trovarne uno che dice che non è vero, che io ho detto che la stagione sarebbe stata fallimentare da quando Mancini fu mandato via o andò via a 15 giorni dall'inizio del campionato. Andrea, ti fai fare una domanda? Io lo dico sempre, lo sappiamo, seguiamo il mercato da tempo. Punto numero uno, finché non c'è qualcosa di ufficiale, occhio a dire arriva, perché Sabatini verrà a parlare. No, ci sono quindi queste voci, cioè, che allora sono molto più... Sì, persistente. Però verrà a Milano e dovrà trovare un accordo, certo. E bisognerà vedere se quello che gli propongono lavorativamente a lui va bene. Vediamo se sarà più vicino all'Inter o sarà nel mondo Suning in generale. Chiaramente non è un caso che dopo quello che è successo oggi, Sabatini a breve verrà a Milano per un incontro.